accordo ora diventa formale, è passato l'atto anche in consiglio provinciale. In realtà il clan East Rugby ormai da anni frequenta i vostri campi, frequenta questa struttura. Sì, il clan East Rugby di Cortona frequenta da tanti anni i nostri spazi, ma ora abbiamo fatto un salto di qualità. Il salto di qualità è l'accordo, che di per sé stesso uno dice beh, è un accordo, ma è un accordo che presenta uno scenario completamente diverso e importante, cioè il Vegni, il Clanis in accordo con la provincia e soprattutto in accordo con la Federazione Italiana Rugby si lancia ad essere un centro di riferimento per i giovani rugbisti a livello dell'Italia centrale e a livello italiano. Abbiamo il campo da rugby, abbiamo la scuola, abbiamo il convitto, possiamo ospitare ragazzi e vengono da tutta Italia. E quindi il campus verde al centro della Val di Chiana assume un valore aggiunto migliore. Allenamenti, tornei, questo spazio è davvero sfruttato per il clan East Rugby, è una grande opportunità. Sì, per il clan East Rugby è una grande opportunità, però è una grande opportunità anche per tutto il rugby toscano e per la federazione, perché questa sinergia che c'è tra il mondo dello sport e il mondo della scuola porta dei benefici sia a noi, ma porta benefici anche a tutti, perché i ragazzi imparano a crescere con le regole, che è la cosa fondamentale che in questo momento noi stiamo portando avanti. Poi è anche un discorso di integrazione nella comunità, cosa che il nostro sport cerca sempre di essere inclusivo. Infatti qui per quanto riguarda tutte le strutture abbiamo avuto anche la partecipazione della Fondazione San Francesco di Cortona che è intervenuta e quindi fa vedere che la comunità è una comunità aperta alle nostre nuove idee sul rugby, che deve essere un rugby inclusivo a 360 gradi. Avremo questa convenzione che potrà permettere a questi ragazzi, come dire, di incrementare la loro attività, che già comunque era una bella attività, perché insomma il rugby Clanis di Cortona è già comunque una bella realtà. Sono particolarmente contento che questo avviene nel nostro comune, perché insomma ecco, veramente come dicevi te, dà la possibilità ai ragazzi del nostro comune, a una scuola del nostro comune importante come l'Istituto Vegni, di avere un'offerta in più, quindi in uno sport fra l'altro che è in crescita, uno sport che insomma è molto particolare anche sotto l'aspetto educativo, e questo oggi nella società di oggi non è poco, e quindi insomma a loro va il plauso e il ringraziamento, perché comunque anche loro si prendono una bella responsabilità, però ecco, crediamo che sia una strada giusta ed importante per dare un bel servizio alla nostra comunità.